Tanta gente mi chiede, ma Matteo, perché tu martelli così tanto, no? Martello così tanto perché ho scoperto di recente una formula, segnatevi questi dati perché sono interessantissimi. Cioè, in pratica è così. C'è un 15% di gente, questo vale in tutta, è una media che hanno fatto di tutta l'industria online. C'è un 15% di gente che compra subito, sono quelli che si chiamano action taker, va bene? Quindi è la gente che se tu imposti tutto come ti ho detto io, stessi schemi mentali eccetera, questo 15% di gente può comprare subito. Quindi perché non fagli sapere subito alla gente che vendi? Faglielo sapere subito, io dalla prima email che gli mando gli dico ciao, adesso ti do i video gratuiti eccetera, se ti va compra il corso completo. Tra poco sentirete David Brownlee nel pomeriggio, che è bravissimo, e lui, quando ho visto i suoi video gratuiti che ha fatto in inglese per i suoi clienti, e lui dal primo video gratuito gli dice ciao, adesso ti insegno questo e quell'altro, se ti va compra il corso incompleto. Dal primo video. Perché dobbiamo spostare la chiusura sempre alla fine? Cioè, fai sapere subito la tua intenzione alla gente. La tua intenzione è che comprino il tuo prodotto, se ci credi davvero. Faglielo sapere da subito. Anche perché se no lasci sul tavolo un 15% di gente che avrebbe fatto azione subito, eh. Se tu non glielo dici che c'è il tuo prodotto, sta gente non lo compra. Quindi io proverei uno shot, cioè non uno shot che mi bevo, proverei uno shot a fargli comprare subito. Cioè, gli faccio subito sapere che esiste il mio prodotto e quanto costa e glielo dico. No? Poi c'è un 30% di gente che compra dopo che ti vede dalle 7 alle 15 volte. Dalle 7 alle 15 volte. Dalle 7 alle 15 volte c'è qualcuno che il 30% della gente è disposta a comprare. Quando ti vede dalle 7 alle 15 volte, per questo io martello come un drago. Ma poi vi dirò una cosa, non c'è limite, così ne abbiamo parlato ieri nel mastermind. Secondo me è importantissimo questo, non c'è limite al martellamento. Se martelli dando valore. We'll be right back.